A me sembra che i voti giorno per giorno, le interrogazioni giorno per giorno, le valutazioni giorno per giorno, il sentirsi giudicati davanti a 20-30 persone fosse una cosa particolarmente fastidiosa per tanti ragazzi. Io insieme ad altre colleghe abbiamo buttato giù un progetto che ci pareva caruccio per fare scuola in maniera, come dire, più friendly. Ma più che altro è nato perché mi sembrava che la scuola fosse un mondo un po' particolare, troppo chiuso in se stesso, nel senso che i ragazzi se vivono in un clima sereno apprendono molto meglio, che l'apprendimento tra pari ha una sua valenza molto elevata, che il non sentirsi giudicati appunto può servire al cervello per essere settato per l'apprendimento, non essere settato per la difesa, difendersi dai giudizi altrui. Abbiamo cercato di creare una scuola che fosse solo orientata all'apprendimento, oppure che fosse il più possibile orientata all'apprendimento. Abbiamo pensato di eliminare i voti numerici, abbiamo pensato di farli lavorare molto in gruppo tra di loro, ma non è che ci siamo inventati le cose noi, perché la pedagogia ci dice questo da tanti anni. Allora, una lezione tipo nella mia classe ti coinvolge molto di più, ti permette di metterti in gioco perché in ogni istante il professore potrebbe chiamarti perché la sua lezione è sviluppata sul fare domande e su coinvolgere tutta la classe e la cosa importante è non far sentire l'alunno sotto pressione perché è un continuo mettersi alla prova e il professore riesce ad aiutarti in questo e ti coinvolge, ti aiuta e ti stimola nel seguire la lezione nonostante non sia piacevole studiare perché penso che a nessuno piaccia, però in questo modo noi ci sentiamo molto più coinvolti e molto più stimolati nel farlo, insomma. Allora, diciamo, io sono una sportiva agonista, quindi mi alleno tutti i giorni e il tempo per studiare è veramente poco. Però in questo modo ho comunque molto meno cose da fare, ma faccio tutto molto meglio, con più qualità e non con l'ansia che il giorno dopo a scuola, se non sono riuscita a fare tutto, mi interrogheranno, mi metteranno un brutto voto. E io sono veramente contenta di aver scelto questa sezione e mi sento stimolata ogni giorno a studiare e a capire perché lo sto facendo e non perché devo fare tutto per ridurre il mio lavoro a un giudizio, a un voto, perché io penso di non essere un voto, il prof mette un voto ma noi non siamo quel numero, siamo molto di più. Allora, queste valutazioni scritte sono molto descrittive e ad esempio riguardo un compito di matematica su ogni esercizio noi abbiamo abbiamo una descrizione di tutto quello che abbiamo sbagliato. Quindi tu sei nella condizione di poter andare a rivedere esattamente l'argomento che magari non hai compreso, non hai capito, grazie al professore che ti spiega proprio, ok, devi andare a rivederti questo perché è quello che hai sbagliato. Noi lavoriamo a coppie sia in classe che nelle verifiche, però la differenza è che quando stiamo in classe ci mette in coppia una persona con un livello alto e una persona con un livello basso, così che si possano aiutare, mentre durante le verifiche mette le persone dello stesso livello insieme, perché se no farebbe solo uno la verifica. Comunque questa cosa aiuta molto, perché magari anche durante la verifica, se una cosa uno fa un errore di calcolo, l'altro magari che stava facendo lo stesso esercizio non l'ha fatto e quindi si può correggere molto facilmente. Ho due figli, uno sta in secondo e l'altro in quarto. Il ragazzo più piccolo ha iniziato subito il liceo in questa sezione e devo dire che è andata una bomba, perché i professori li hanno accolti fin da subito e diciamo il primo scopo poi di tutto il gruppo docenti era fargli fare gruppo ai ragazzi, quindi dopo poche settimane dall'inizio della scuola li hanno portati subito a fare una gita, appunto il cui scopo non era quello culturale di portarli per musei e mostre,
mostre, ma di fare gruppo. Insomma, mio figlio viene felicissimo a scuola. Il grande invece l'ho spostato lo scorso anno, in terzo, e dopo ben 2 anni di sezione normale, dove onestamente invece avevo riscontrato un atteggiamento poco accogliente. Lui è rinato, viene a scuola contentissimo, si lavora molto in gruppo, in classe. Per me c'è molto da migliorare, però per me è un bel progetto, deve essere portato avanti, però per me può aiutare molti ragazzi anche per avere un altro metodo differente dal metodo tradizionale italiano.